bella famiglia, vero? Sbagliato! Anche i cattivi possono essere una bella famiglia! Gli Smith sono una famiglia perfetta! Stanno facendo colazione! Mm-hmm. Buon appetito! Chi vuole del succo spremuto direttamente dalla Spagna? E chi vuole un toast con marmellata di fragole? No, mamma! Prendo la Nutella! Buona! Il livello di amore nella famiglia Smith è fuori scala! Mamma, papà, siete i migliori! Oh, sei la nostra dolce bimba! Bella proprio come la mamma! Non è giusto, papà! Il cioccolato sta bene anche a te! Che ne dite di un abbraccio mattutino? Oh, questo posto sembra più un paradiso! Ma è la vita reale! Sembra più una pubblicità! Ma la famiglia Roberts vive nel caos! Come oggi! Pulire! Kylie ha cose migliori da fare! E i genitori arrivano in un brutto momento, come al solito! Kylie! Hai mai pulito una volta questo posto? L'hai cresciuta tu così! Meglio uscire dal campo di battaglia! Lascia che se la sbrighino da soli! Sono stufa! Kylie, hai dimenticato qualcosa? Aspettati delle precipitazioni sotto forma di vestiti! E non tornare a casa oggi! Pensa a ciò che hai fatto di sbagliato! Nessun problema! Kylie dormirà fuori! A chi importa da dove posti? Ehi, ragazzi! Gli Smith stanno pulendo! Questo è tempo di qualità per la famiglia! Hanno un sistema che funziona! Un paio di minuti più tardi, tutto è lucido e pulito! Ma non è il momento di riposare! C'è ancora tanto da fare! E siamo una squadra! Possiamo farcela! Lavare i pavimenti è molto divertente, vero? Bolle e profumo di pulito! Cosa c'è di meglio? E Cindy ha già pulito l'intera cucina! Com'è cresciuta! Ottimo lavoro! Ma dov'è papà? Non lo vedo da mezz'ora! Deve sentirsi così solo! Papà, siamo qui! E Justin è fuori in giardino a fare la sua cosa preferita! Ma l'aspirapolvere sul prato! Certo, deve essere tutto pulito! Yay! Fatto! Abbiamo finito di pulire! È un peccato che sia finita così in fretta! Lo rifacciamo! Papà, per favore! Oh, qualsiasi cosa per voi! Kylie, non puoi continuare a fare così! Conoscenza zero! Ma hai un sacco di trucco sulla faccia! Non ha senso discutere con la preside! Ha un ottimo punto di vista! Portami i tuoi genitori! Okay. L'ha chiesto lei, Miss Candice! Ed ecco i genitori di Kylie! E non hanno un aspetto migliore! Tale padre e tale figlia! Nostra figlia è perfetta, Miss Candice! Non vede? Oh no, è un vicolo cieco! C'è solo una via d'uscita! Chiamare i genitori dei genitori a scuola! Ma che farfuglia, Martin! Dice che non sappiamo nulla dello stile! E poi c'è rumore, disordine e caos! Silenzio! Non puoi discutere con questa famiglia! Ok, è ora di nascondersi nella sala insegnanti! È solo un po' di pioggia! Non si può cancellare un picnic di famiglia! Sistemiamoci qui! Dov'è la nostra morbida coperta? E gli snack? Un intero ristorante potrebbe entrare in questo cesto! E dopo uno spuntino leggero, possiamo divertirci un po'. Sì, gli Smith sanno sicuramente come farlo. Al tre! Chi riesce a mangiare il marshmallow più velocemente? Andiamo! I genitori lasciano sempre vincere Cindy. Ottimo lavoro, tesoro. Siamo orgogliosi di te. La pioggia sembra peggiorare. Ma in realtà è anche meglio. Un po' di dramma non ha mai fatto male a nessuno. E ballare sotto la pioggia è così romantico. È un giorno perfetto! E gli Smith si cureranno il loro raffreddore insieme! Nessun raffreddore può farci male quando siamo insieme! Servono più fazzoletti! Kylie, sei cresciuta e sei pronta per la cosa più importante! Imparare ad andare in scooter! Posso farcela, papà? Allora andiamo! Giù per la collina! Ma perché è così veloce? È normale che sia così? Kylie va a fare un giro oggi, ma non per molto. Ups! Forse papà ha esagerato.
Ok, papà, ci penso io. Grazie per l'aiuto. Beh, è il bello dello stare soli. Questo è l'unico modo in cui viaggia la famiglia perfetta, con canzoni e belle conversazioni. Ma alcune persone sono molto meno fortunate nella vita. Poverina, deve avere molto freddo. Tesoro, ci prenderemo cura di te. Sbrigati, sali in macchina, rilassati. E fai come se fossi a casa tua. Ti daremo tutto quello che vuoi. Cominciamo con il cibo e i vestiti. Ti piacerà molto qui. Gli Smith hanno un servizio di prima classe. È come un hotel a 5 stelle. Ora siamo una famiglia. E amiamo tanto le coccole. Ma possiamo parlare di più domani? È così tardi. È ora di andare a letto. Lascia che l'ospite abbia il letto migliore della casa. E Cindy le leggerà una storia di unicorni e principesse. Gli Smith dormiranno bene sul pavimento. Tutto è meglio per gli ospiti. Proprio questa mattina vivevi in una discarica e ora in un letto morbido. La vita è bella! La famiglia vuole fare colazione. Tutti sono così cattivi quando hanno fame. Mi dispiace, ma la cucina è completamente vuota. Non c'è niente da mangiare qui da molto tempo. Megan non è brava a cucinare. Non c'è niente nemmeno nel frigorifero. Dobbiamo pensare a qualcosa. Ma chi c'è qui di prima mattina? Non aspettiamo nessuno. Yeah! Ma questa ragazza con i biscotti è giusto in tempo. E i biscotti a colazione non sono una cattiva idea. Deliziosi! Prendo questo, questo e questo, credo. Quanto? Sono $10, signora. Ok, torno subito. Sì, che buon affare! Yeah. Non vendo quei biscotti da una settimana. Famiglia, colazione! Servitevi pure e non preoccupatevi delle carie. Ma da quanto tempo è lì? E i Roberts fanno ancora colazione. Vorrei che facessimo colazione così tutti i giorni. Dovreste ringraziare mamma per la sua furbizia. E dopo una buona colazione... Beh, puoi riposare. Ci sta volendo un po' di tempo. Oh, perché sono qui? Oh, sto aspettando i soldi. Bugiardi! Non venderò mai più a nessuno di loro. Un altro buongiorno nella famiglia Smith. Ma oggi è un giorno speciale. È il compleanno di Cindy. Ed è ora di alzarsi. Ma prima rifacciamo il letto. Le routine sono importanti. Mamma, papà, ora sono sveglia. Ma dove sono tutti? Oh, un regalo. Ed è enorme. Chissà cosa c'è dentro. Auguri, tesoro. Gli Smith sanno come fare grandi sorprese. Questo è per te, tesoro. Mamma, papà, non voglio nessun regalo. L'importante è che stiamo sempre insieme. Wow! Ma può essere utile questo fischietto? Potremmo fare un trio festoso. Anche i Roberts si stanno preparando per il compleanno della loro figlia. Sembra fantastico. Kylie lo adorerà. Ma la festeggiata non ha fretta. Kylie! What? Che volete? Buon compleanno! Anche i Roberts cantano una canzone di compleanno per la loro amata figlia. E ci saranno anche dei regali, giusto? Kylie non vede l'ora di ricevere la sua sorpresa. Ma niente sorprese quest'anno. È il solito tatuaggio. Anche questo non è male. È una tradizione. Hai 17 anni quest'anno. Ecco a te. Grazie. Ok, ora vado. Oh, finalmente è finita. Benvenuti al concorso Famiglia dell'anno! I primi concorrenti sono la famiglia Smith. Amichevoli e affettuosi. Amano ballare e lo zucchero filato. E tutto ciò che è rosa e morbido. Tutti vorrebbero essere loro. Ma non i Roberts. Oh, i loro sorrisi ci fanno male agli occhi e ci fanno rivoltare lo stomaco. E ora ecco la seconda famiglia, i Roberts. Audaci e brillanti e impertinenti e... Basta parole! Arriva al punto, bella! Classico dei Roberts. Vogliono il caos e il rumore. E gli Smith, come al solito? Beh, amano tutti. La famiglia Roberts è così carina, vero? E ora è il momento di riassumere i risultati. E il vincitore è... Tutti! Solo che ad alcune persone non piace questo risultato.
Ti è piaciuto il nostro nuovo video? Quale famiglia ti è piaciuta di più? I caotici Roberts o i simpatici Smith? Scrivilo nei commenti! E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Non perdere altri sketch su diverse famiglie su TrumTrum Select!